Allora, buonasera creative, eccoci qua, in ritardo come sempre, erano le 4, sono già le 4:10, ma non importa. Intanto auguri della Befana a tutte, e saluto tutte le nuove iscritte nel gruppo, mi ripeto di nuovo, ovviamente per chi già mi conosce e mi segue da un po', loro già sanno, ma siccome la mia collaboratrice l'altro giorno ha fatto un annuncio sull'altro gruppo e ci sono state tante nuove iscritte, mi ripeto un pochettino anche per loro. Faremo... tempo permettendo il lavoro ogni settimana o ogni due settimane, ogni settimana, dipende dal tempo che riusciamo a realizzare vari progetti, faremo delle dirette dove creeremo qualcosa un po' tutte insieme in modo da accomunarci un po' di più e rendere il gruppo un po' diverso dalla solita solo vetrina anonima dove postare i nostri lavori. Quindi do il benvenuto a tutte le nuove iscritte, mi ripeto di nuovo, io sono un po' quella del riciclo e quindi tanti progetti saranno improntati sul riciclo, comunque ci sarà sempre un elemento di riciclo dentro e oggi è totalmente un progetto tutto di riciclo. Faremo dei vari fiori, che adesso vi farò vedere come fare, e poi formeremo un piccolo quadretto, anche quello fatto sempre con materiali di riciclo. I materiali ve li avevo già scritti stamattina per chi non li sapeva ancora quali fossero, non li aveste letti nei post precedenti, e quindi niente, mettiamoci al lavoro. I fiori che faremo sono avvicinali gli inquadro, Mauri, inquadro i fiori bene, saranno questo fiore qui di tulle, così sicuramente nel video o nell'immagine non si vedrà molto bene, ma è molto d'effetto come fiore. Se provate a realizzare, vedrete che è molto scenografico, si può utilizzare da mettere sugli alberi di Natale come decoro, per delle ghirlande, potete farci delle spille, dei cerchietti per qualche cerimonia, dei cerchietti per le bambine, degli elastici per i capelli, sono molto d'effetto e si fanno in un nanosecondo, quindi il primo che faremo sono questi qua. Poi faremo questo qui, che è un fiore imbottito, che c'è la versione così imbottita e non imbottita, e poi faremo questo qui, che è lo stesso principio dell'altro ma con le punte, e che può essere sdoppiato, triplicato, tipo questo, in modo da venire tipo un fiore di loto. Si può anche fare tipo centrotavola gigantesco questo. Adesso io vi faccio vedere la base, poi in base alla vostra creatività inventiva e quello che più ci volete mettere, dallo spunto potete fare la qualsiasi cosa. Come ripeto, ci sono un sacco di creative molto più brave di me sul gruppo e ne ho già viste parecchie, quindi non me ne vogliate, perché anch'io sono abbastanza una principiante, anch'io ho iniziato a creare le mie prime cose a fine settembre, quindi sono anch'io principiante come magari tante di voi. E quindi mettiamoci al lavoro. Allora, come materiali, quello che ci occorre, per chi non avesse avuto modo di leggere o vedere, sono un pezzo di tenda. Io avevo comprato una tenda enorme al mercato, che poi non ho mai utilizzato, e quindi l'ho utilizzata per fare vari progetti. Quindi un pezzo di tenda, una tenda che non mettete più di tulle, un nastro di tulle, di quelli che vendono dai cinesi, che sono alti così a rotoli, dell'organza, una camicetta di pizzo, qualunque cosa abbiate in casa va bene per fare questo progetto. E invece per questi qui servono scarti di cotone, tovaglie, tovaglioli, lenzuoli, scarti di lavori per chi cuce che avete in casa, qualunque tipo di cotone, lanetta, velluto abbiate, va bene per fare questi fiori qui. Poi ci serve una forbice, un filo un po' spesso, questo è un filo che serve per le cuciture dei jeans, ecco, va abbastanza bene, quindi va bene questo, un filo da ricamo un po' spesso, l'importante è che sia un po' spesso. Dei dischetti così di cartoncino, io li ho fatti con le confezioni delle merendine, o le potete fare anche con l'involucro dei cereali. Sono dei cerchietti, potete usare una moneta da 2 euro per farle, la misura ideale. Ecco, fate tanti cerchiettini così di cotone. Quindi cerchiettini di cotone, e come carta modello io utilizzerò per il centro del fiore questo coppa pasta, per i petali questo bicchiere, e per fare la versione più grande di questo fiore un coppa pasta un po' più grande della circonferenza del bicchiere, ovviamente. Ecco, vedete, un po' più grande.
e quindi mettiamoci al lavoro. Cominciamo dal fiore in tulle. Allora, niente di più semplice per fare questo fiore in tulle. Allora, prendete il pezzo che avete di tulle, di organza, di quello che sia, non serve essere precisi, quindi chiunque può provare a farlo, non servono centimetri, metri, non serve nulla, diciamo. Scegliete più o meno una mano, ecco, grandi linee, l'altezza di una mano, e andate a tagliare la striscia. Io qui vado abbastanza dritto perché ci sono i fiori. Senza nessun punto di riferimento si andrà un po' più storte, ma non importa, non crea nessun tipo di disturbo nella progettazione. Quindi tagliate la striscia. Adesso questa è un po' lunga come striscia, perché vedete è decisamente lunga, quindi la divido a metà. Mi prendo solo un filo bianco, perché per questo ci vuole un filo bianco, e vi dico approssimativamente, ma può essere più lungo, più corto, però io vi dico quanto sono queste due strisce qua. Sono all'incirca 73-74 cm, ma non importa che siano di questa misura, possono essere molto più lunghe ve le sconsiglio perché poi diventa difficile lavorarle, ma possono essere anche tanto più piccole, perché ad esempio decidete di utilizzare una camicetta in pizzo che non usate più, quindi magari verranno delle strisce così, le aggiungete una sull'altra, non c'è problema. Non troppo lunghe perché sennò poi diventa difficile lavorarlo, diciamo che fino a un 80 cm va bene, di più poi vi conviene dividerla a metà. Allora, quindi la piegate a metà, scusate, mi sono persa, piegate a metà la striscia, poi la ripiegate di nuovo a metà, la ripiegate di nuovo a metà e io qui piego così in tre e faccio questo rotolino qua. Una volta che avete fatto questo rotolino qua, tenete il dito verso il fondo, che vi fa da metro, diciamo, lasciate un centimetro, non partite dal fondo e andate a fare la punta. La punta dovete riuscire a farla il più stretta possibile. Più sarà stretta la punta, più verrà bello il fiore. E quindi fate come un cono, una punta praticamente. Ecco, uno e l'altro idem. Piegate a metà, ripiegate a metà, ripiegate di nuovo a metà. Io qui non riesco a piegare con due volte a metà, e quindi piego così. E così, rotolino fatto, vi tenete un centimetro, non andate fino in fondo e fate la seconda punta. Ecco qui. Questo lo buttate via, aprite quello che avete tagliato e otterrete una cosa così, una e uno due. Vedete, non serve essere regolari, come vi vengono, tanto non si noterà, essendo un tessuto in pizzo, in chiffon, in tulle, quello che sia, non serve la precisione del taglio. Andate a prendere, l'importante è che il filo sia un po' spesso, perché sennò quando andrete a tirare il filo si spezza e il fiore non verrà. Quindi utilizzate un filo che sia un po' spesso. Annodate il fondo. Prendete da qui e non c'è niente di più semplice. Entrate e uscite col lago. Come viene, non importa che 1, 2, 3 centimetri, quanto volete, così. Dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori. Tenetevi vicino al bordo, perché non tenetevi troppo dalla parte delle punte, se no il fiore non viene poi bello. Basta che vi teniate vicino al bordino. Dentro, fuori, dentro, fuori. Fuori. Abbiamo anche lo sfondo della musica della Befana, non siamo riusciti a trovare un album completo, quindi ci sarà sempre la stessa canzone. Ok. Sembra riuscito a fare un modo.
tirate fino al fondo. Questo è un filo un po' troppo lungo, forse. Devo metterlo un po' più corto. Ok, poi lo allargate un pochettino, non andate proprio a stringere troppo troppo. Ed è il primo petto. Prendete la seconda striscia. Fate la stessa identica cosa. Entrate, uscite. Vedete, non serve essere... Va bene anche chi ha le prime armi, non serve saper cucire, non serve essere delle esperte. Potete veramente provare a farlo e vi garantisco che è molto d'effetto come fiore, anche se lo montate su una spilla, su dei cerchietti da bambina. Fa un sacco di effetto, una spesa minima e anche a farlo ci vuole veramente poco. Una volta che poi prendete la mano, veramente lo fate ad occhi chiusi. Quando arrivate a questo punto, allargate un po' con le mani in modo da non stringerlo troppo, se no il fiore non viene. Riprendete dall'inizio qui dove avete iniziato, per un pezzettino così. Io ho preso il filo troppo lungo, come si fanno i nodi. Tirate. Ad infilate il dito dentro, tirate. Togliete il dito, lasciate che ci sia un piccolo buchino all'interno, non tirate troppo troppo, se no il fiore non viene bene. E andate a chiudere. Fate un punto, quando arrivate alla fine infilate dentro e bloccate. Fate un altro per sicurezza. Bloccate. Tagliate. Questa è la base del fiore. Potete lasciarlo così, che è molto semplice. Per farlo ancora più d'effetto, ne metterete due, uno sovrapposto all'altro, come questo che vedete che è più grosso. Se lo volete così più pomposo, farete un'altra striscia, ovviamente un po' più corta di questa. Se questa striscia, la prima striscia, l'abbiamo fatta larga come una mano, la seconda l'abbiamo magari quattro dita, tre dita, un po' più piccola. Stesso principio, tagliate, arrotolate, fate la punta, punto sfilfa veloce, otterrete un fiore così, ma un po' più piccolo, lo applicate sopra o lo fermate cucendolo o con la colla a caldo. Una volta fatto il secondo giro, sopra metterete un bottone gioiello, un bottone normale, delle tre perline, a me piacciono molto le tre perle, quello che volete. E otterrete il fiore così, sia più pomposo che più semplice. Lì sarà in base ai progetti che voi volete realizzare o per cosa vi serve. Poi man mano che li fate vedrete la differenza, se vi piace più semplice semplice così o più pomposo, a due, tre strati, quanti strati volete. Diciamo che due sono sufficienti, tre diventa poi che non si capisce più che è un fiore alla fine. E questo è il primo fiore, semplicissimo da fare. Adesso super 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 semplici. Come vi dicevo, gli scarti io non li butto mai e faccio sempre cerchiette. Vedete che in questa scatola ci sono cerchietti di tutti i colori, perché con gli scarti, anziché buttarli, mi faccio i cerchietti e me li metto dentro la scatola e poi li utilizzo per decorare i vari progetti, anche solo per quando incarto un pacco per un regalo. Magari, sai, il solito fiocchetto è sempre un po' anonimo. Gli applico uno di questi fiori qui, che è una cosa carina. Si possono fare delle spille, magari uno deve fare dei piccoli pensierini a tantissime persone e non vuole spendere quasi nulla. Potete farli, comprate l'anima della spilletta, gliela appiccicate sopra con un punto di colla a caldo e fate delle bellissime carine spillette. Potete farci dei portachiavi. Se fate dei portachiavi, farete un cerchietto qui dietro di feltro, lo appiccicherete in modo che non si veda bene queste cuciture qui e che non si veda il taglio delle forbici e potrete fare dei piccoli portachiavi, delle spilline. Potete farli per delle bambine se non so, avete dei regalini da fare alla classe, delle mollettine per i capelli, sui cerchietti, qualunque cosa, anche queste, o anche come decoro più di pacco. Allora, io ho utilizzato la grandezza di questo bicchiere qui, che è un bicchiere 8,5 cm, va bene 8, va bene 8,5, va bene 9, va bene 10, adesso questo è per fare questa misura qua, ma va bene qualunque misura, potete anche farli mignon piccolissimi o enormi, appunto fare un centro tavola.
Quindi fatti i cerchietti, ritagliati i cerchietti, pieghiamo a metà, spieghiamo nuovamente a metà, prendiamo il filo e passate sempre il punto sfilza dentro fuori, anche qui senza, non serve essere precisi, un petalo. Due petali. Tre petali. Non ci va niente per farli, sono velocissimi questi progetti. Però sono carinissimi, io li utilizzo tantissimi per definire ghirlande, lavori. Mi piacciono, ecco. E più riciclate tutto ciò che avete di stoffe, quindi anche se avete una camicetta da buttare, un vestitino della bimba che non mette più, provate, vedete se può essere un materiale che va bene per realizzare questi fiori e fate, e li fate. Potete metterli su un paio di paperine, di scarpe della bimba. Secondo me stanno bene un po' su tutti, un po' su tutto. Ok, e fate 5 petali. Vedete, è semplicissimo. Quando arrivate ai 5, tirate un po', rientrate nel primo petalo, è difficile fermarlo, vedete? Rientrate di un po'. E poi il fiore si fa da solo. Tirate un pochettino. Se vi piace più stretto, più largo, quello in base a quanto tirerete. E andrete a bloccare. Un paio di giri. E voilà, il fiorellino è fatto. Vedete come sono semplici, guardate come sono carini. Per fare l'interno, vado a prendere l'imbottitura che l'ho dimenticata. Vi servirà un po' di cotonina, di imbottitura, qualunque cosa avete come imbottitura. Prendete la misura del cerchietto più piccolo, che questo se non sbaglio è un 5,5 cm, ma anche qui regolatevi voi, cioè non sono misure standard, cioè nel senso che qualunque cosa va bene. Potete sceglierlo di farlo o in tinta unita o di un colore in contrasto. Io ottengo diverso, faccio un po' così. Prendete il cerchietto più piccolo. Fate di nuovo il nodino, prendete il cerchietto piccolo, stesso principio del fiore grande, entrate e uscite. Non tenetevi troppo nel centro del cerchio, ma neanche proprio in punta che quando andate a tirare si sfili, eh. Ecco, vedete che sia una cosa giusta. Poi allargate un po' il cerchietto, prendete l'imbottitura, prendetene un pochettino qui, non troppo poca, perché sennò non viene bene. Questa forse è troppo. Schiacciate un pochettino, la mettete dentro. Qui servono i dischetti. I dischetti sono fondamentali per avere un cerchio perfetto, se no vi verrà una schifezza, una ciofeca. Mettete il cerchiettino lì, tirate, ed ecco qui il vostro bottone. Vedete? Che è abbastanza perfetto. Ovviamente non sarà mai perfetto perché è stoffa ed imbottitura, quindi non è gomma Eva, cartoncino, cose varie. Poi potete, a me piacciono così, però potete fare un cerchietto di gomma Eva, metterci un bottone. Quello che è la vostra fantasia, un cuoricino di legno, qualunque cosa potete metterci. A me piacciono così perché sembrano un po' più realistici, quindi io vi faccio vedere come farli così. Poi ovviamente è più semplice se mettete un cerchietto di gomma Eva glitterata, ovviamente sarà più semplice. Quindi andate a tirare, andate a chiudere anche qui. Un punto di colla a caldo qui e andate a incollarlo lì. Questo io non ve lo incollo, ma poi vi farò vedere che li ho già preparati.
fiorellino, ed ecco, il fiorellino è pronto, quando li attaccate con la candela diventeranno poi così. E questo è uno. Adesso vi faccio vedere questo qua imbottito. Principio sempre uguale, stessa misura del cartamodello del petalo di questo, stessa misura per il centro. 5 dischetti, che saranno sempre i 5 petali. È un dischetto interno che lo andrò a mettere così un po' in contrasto. Allora, questo potete sceglierlo di farlo imbottito o non imbottito. Non imbottito sarà come l'altro, ma senza le punte. Se scegliete di farlo anche non imbottito, qui anziché con le punte si ripiega così e si ripiega nuovamente. Per questo qua si fa solo, si piega a metà il cerchietto. Quindi si va sempre con il punto spinta fino a un poco più della metà, si tira. Se volete farlo non imbottito andrete fino in fondo e andrete ad attaccare l'altro. Se volete farlo imbottito, che a me piacciono questi qui un po' di più imbottiti, andate a mettere, ma proprio pochissima proprio, guardate, proprio la deve solo vedere l'imbottitura, l'andate a infilare dentro, non troppo perché sennò non va bene, perché quando poi andrete a tirare si rimpicciolirà tantissimo la misura. Quindi andate fino in fondo, tirate e vedete che il petalo è già imbottito e passate all'altro. Non c'è un dritto, non c'è un rovescio, qui è semplice per quello, perché come vi viene, il fiore esce fuori, ecco. Pochissima imbottitura, andate a infilare dentro, andate a finire, andate a tirare, altro dischetto. Allora, i primi non vi verranno perfetti magari, perché tante di voi che me li hanno già chiesti e gli ho fatto vedere, i primi mi dicono, ma sono venuti un po' storti, non è un po' qui, un po'... È normale. Vedrete che già dal terzo al quarto saranno perfetti. Ecco, quindi il primo, ovviamente, i primi sono un po' di rodaggio come tutte le cose per tutti. Ma questi veramente li può fare chiunque, anche chi non ha mai creato nulla. Vedrete che ci riesce, sono proprio la base, ho cominciato proprio da un progetto proprio semplice, in modo da poter crescere un pochettino e di dare la possibilità a tutti, anche quelli che magari si avvicinano al mondo della creatività da pochissimo o hanno deciso di avvicinarsi a questo mondo. Tra l'altro, mentre che vado avanti, tanto qui ormai avete capito, per San Valentino, adesso i prossimi progetti saranno due progetti per San Valentino. La mia collaboratrice Cinzia Nardo, che è anche l'amministratrice, vi preparerà come fare un album con scarbooking, che io lì proprio zero, invece la mia amica e collaboratrice, lei è un'artista, e quindi vi dirà lei cosa preparare, i materiali, cosa occorre, e farete un album per San Valentino con lei. Io invece ho pensato per San Valentino, che sarà poi subito dopo questo progetto, l'altro progetto che vi preparerò, di fare un cuore con le cannucce di carta, un cuore intrecciato con le cannucce di carta, quindi un altro progetto sempre di recupero, con un mazzo di tulipani e un fiocco, quindi impareremo a fare. Le cannucce di carta, ma c'è chi sarà esperta, però... Se uno non vuole sempre comprare la ghirlanda, è un'alternativa. Faremo un cuore di cannucce di carta, poi faremo un bel fiocco sempre di stoffa da applicare sopra e faremo sempre con la stoffa i tulipani con lo stelo, quindi faremo un mazzo di tulipani da applicare su questo cuore con il fiocco. E questo sarà il mio progetto che ho pensato di fare con voi per San Valentino. Poi tanto vi scriverò, vi farò sempre una diretta dove vi dirò i materiali e il giorno prima o il giorno stesso, il mattino, vi scriverò quello che occorre, come ho fatto con questo progetto, in modo che se uno se li vuole già preparare, farlo in diretta insieme, può incominciare. Ok. L'ultimo petalo, mi raccomando, qui
Passaggio fondamentale, se no non vi viene il fiore. Quando arrivate a questo punto, rientrate sempre nel primo petalo, perché se no quando andate a tirare per chiudere, il fiore non si chiude e viene un cordio. Quindi rientrate nel primo petalo, chiudete, andate a tirare, chiudete come sempre, sceglietevi poi il lato, quello che vi piace di più, fate l'altro bottone e lo applicherete sopra. Avrete questo fiore qui imbottito, che si può fare appunto imbottito e non imbottito. E questo è quanto per i fiori. Quindi vedete che si fanno velocemente i cerchietti davanti la sera mentre vi guardate un film davanti alla televisione. Ritagliate cerchietti che sono sempre utili per fare questi fiori. Allora, io ne ho preparati un po' e come vi avevo detto, come progetto di riciclo, io ho fatto. Pensavo di fare appunto un quadretto che potete appendere, che io l'ho pensato anche potete fare un cuore di imbottito sempre o un cuore in feltro con scritto welcome, se volete usare come fuoco. È anche carino se avete una foto che vi piace, ve la fate plastificare, mettete uno spago e la pendete alla cornice. Io vi do, l'ho fatta a occhio questa, quindi non ho una misura precisa. Ho usato dei legni, questi sono legni di nocciolo, ma va bene qualunque tipo di legno, l'importante è che vedete che siano un po' dritti. Ho tagliato i legnetti, di lunghezza qui sono 40 e di qua sono 38. L'ho fatta a occhio, ma potete farlo più piccolo o fare una testata del letto, ecco, non è che... Io li ho inchiodato quelli più spessi, li ho inchiodati con un piumino, che non so se si vede, forse qua lo vedete. Ecco, ho inchiodato questi due qua, quelli più spessi, questi due qua e questi due qua. Semplicemente perché il legno, essendo un materiale vivo, quando si secca, se lo incollate solo con la colla a caldo dopo un po' si stacca e quindi il lavoro si sgretola, anche se dovete regalarlo, non è carino. Quindi li ho inchiodati prima con un chiodino e poi li ho legati con lo spago, semplicemente intrecciando lo spago, semplicissimo, vedete? Per rafforzarlo maggiormente e per applicare con gli altri due che invece non li ho semplicemente solo legati ai montanti che ho inchiodato invece. E quindi ho fatto questo quadretto. Una volta fatto il quadretto, avrete fatto anche voi un'infinità di fiori. Allora, questo qui è molto bello perché sembra molto un fiore di loto. Adesso io ho usato i fiori, i colori delle calze che mi erano avanzati, delle foderadelle, perché ho usato dei tessuti un po' grezzi, quindi questo è l'avanzo delle calze della Befana. Potete fare in versione più grande, vedete, questo è venuto doppio, farlo ancora più grande, farlo triplo, quadruplo, farli proprio tipo dei fiori di loto anche a grandezza da centrotavola e vengono molto belli. Io questo ho pensato di decorarlo così, me l'avevo improntato già prima. Qui è tutto alla vostra fantasia, potete aggiungere delle foglie. Potete aggiungere delle foglie verdi se volete che spacchi di più, essendo io che ho usato dei colori grezzi, potete aggiungere delle farfalle fatte in gomma eva, potete aggiungere quello che volete, lì è tutto alla vostra fantasia. Ecco, io avevo pensato a una cosa così, questo poi lo incollerò con la colla a caldo, io qui pensavo di far plastificare una bella foto con un cordino e di mettere la foto e di usarla proprio come quadro con la foto, ecco, con una foto, adesso sceglierò poi una foto e vedrò come fare. Potete appunto metterci un cuore, scrivere welcome, metterci, lasciarle così, come volete, lì poi è la vostra fantasia. Adesso se me la inquadri bene, se non so se si vede bene, adesso il mio compagno vi inquadra il tutto, io avevo pensato di montarmela su così, vedete, è carino, alla fine è fatta tutta con materiale di riciclo e di recupero che diversamente sarebbe stato buttato e non serviva più a niente e quindi come vedete dal nulla è nata comunque una cosa carina. Io non sono per, sono un po' per il minimal, quindi per me così è già troppo. Gomma eva in feltro o sempre in tessuto così, delle farfalle, può fare mettere tanti colori di fiori, lì a vostro gusto. Io sono sempre un po' minimalista, a differenza appunto della mia collaboratrice che lei è tutto perline, fiocchi, fiocchetti, nastrini, lei avrebbe già riempito il triplo il progetto. Quindi siamo sempre in litigio, io tolgo e lei mette.
lì è a vostro gusto. Io vi ho insegnato, diciamo, la base per fare questi fiori. Poi dove li volete utilizzare, cosa ne volete fare, se vi sono piaciuti bene, se no, anche se non vi sono piaciuti, vabbè, non importa. Scegliete voi, poi ognuno di voi ha una vena creativa, quindi saprete utilizzarle tutte sicuramente al meglio. Allora, ci vediamo, spero, la prossima settimana per fare appunto il cuore intrecciato con un mazzo di tulipani. Quindi raccattate sempre il cotone, la materia principale appunto è il cotone, e cominciate a raccogliere sempre il cotone, o la stampa o le riviste della pubblicità dei supermercati. Cominciate a metterle da parte, che magari quello lo faremo diviso in due tranche, che è un po' più lungo perché faremo prima il cuore intrecciato e poi magari i tulipani con il fiore, e poi assembleremo il tutto. E poi sarà un progetto, diciamo, per San Valentino, perché ormai ci siamo quasi. Quindi buon lavoro, se decidete di farli, se li postate, mi fa piacere, perché almeno dietro c'è comunque un lavoro per fare i video, c'è comunque un lavoro, un impegno, uno studio, e quindi fa piacere comunque se decidete di realizzarli, anche se non fate questo progetto o un altro, ma in qualunque dove decidete di metterli. Buon lavoro a tutti, buona serata e buona Befana!